bellissimo. Allora, conoscete tutti Enrico, naturalmente, grande attore, regista, sapete che è anche un grandissimo regista cinematografico e anche teatrale. Voi lo sapete, perché io non lo so, cioè, me lo sta dicendo lei adesso. Sì, ti sto dicendo che sei un grande attore, regista, comico anche, pare. Pare, sì, sì. Dicono, sì. Lo sai tu, quello. Giardiniere, sono poi. Sono anche capace cose di. Apparecchio, sparecchio. Ecco. Sono un uomo capace di riempire la lavastoviglie, pensa, mettere il programma giusto e parte il treno. E questo adesso vediamo a che punto lo prendiamo, dicendo, a quale binario. Dicendo su quale binario va. Esatto. Volevo sapere qual è il tuo rapporto col cibo. Guarda, fatto trend, facciamo trend 1. Beh, il mio rapporto col cibo si vede, insomma. È bello. È un rapporto d'amore e amore, specialmente con la pasta. Da ragazzino mi chiamano Papa Asciutta, proprio perché mi piaceva la pasta asciutta. E devo dire che poi da grande non ho disdegnato nemmeno il secondo, anche se adesso quando si va a pranzo o a cena in ristorante non si mangia più primo, secondo e contorno. Di solito no. C'è chi mangia il primo, chi mangia il secondo. E la cosa peggiore è quando si va a dividere il conto. Esatto. Perché noi romani siamo capaci a fare alla romana, l'abbiamo inventato, si fa alla romana, cioè ognuno paga una quota, invece ci sono alcuni, tipo i milanesi, non me ne vogliano, che interpretano male fare alla romana, cioè che ognuno paga quello che ha mangiato, che è una cosa deprimente a mio avviso, perché già dividere il conto in base alle persone che hanno mangiato è già deprimente. Farlo proprio andando lì, dici io ho mangiato un supplì, due rigatoni, è tristissimo. Raccontami a casa tua, no? Quando tua madre pare che facesse la bistecca il lunedì. Allora, e poi a casa mia c'era il risparmio, cioè nel senso bisogna risparambiare. Che è mo sta cosa, tanto, allora, questo c'è, questo c'è e questo se magna, esatto. Punto. Quindi, se no, quella è la porta e te ne vai. Questo fu il primo discorso che mi venne fatto a tre anni e mezzo, quindi io già sapevo che quella era la porta o sta minestra o la porta. Per cui non ho avuto pretese, quindi il Kinder 5 cereali, o anziché, non so, la pasta senza che la pasta, questa è punto, è una cucina, una se ne fa. I fagioli ti piacevano quando eri piccolo? I fagioli molto, fagioli. E poi, insomma, ero una buona forchetta, ho sempre stato anche un buon coltello e un discreto cucchiaio, diciamo, da ragazzino. A casa mia non si buttava niente, il frigorifero erano quelli piccoli, non erano quelli grossi, e sul gelatore c'erano solo i ghiacci, perché la roba non si usava. Per cui mia madre, se comprava la bistecca il lunedì, due bistecche, non la finivo perché era un po' duretta, perché lei prendeva un taglio che costava di meno, il giorno dopo diventava macinato per fare le hamburger. Buono. Perché a Roma, sai, la R non viene, le hamburger. Non si usa. Con mamma oggi fa le hamburger. Se non se mangiavamo le hamburger, che erano il giorno lunedì, fettina la mattina, e mercoledì diventavano polpette fritte. Se non finivamo manco le polpette fritte, per giovedì erano polpette al sugo, quelle fettine bistecche del lunedì. Quindi nell'arco di una settimana praticamente sta bistecca dovevamo finire, questa era la cosa. Quindi c'era una catena alimentare il lunedì. Dice, ma solo con la carne? No, pure con la pasta. Mia madre faceva una bella, faceva la pasta, che ne famo 2 chili, così siamo tranquilli. Questo domani è zucchero, diceva mia madre, questo domani è zucchero. Dico, ma quindi non finivamo la pasta? Qual era il problema? Cioè, se metteva un piatto sopra, gli si dava un bacetto e stava là, perché col bacetto io ho sempre creduto che mia madre ci avesse il bacio magico, per cui non piava mai la muffa, non ci andava nelle mosche, che ne so. Infatti io mi sono fatto sempre baciare da mia madre, così non piavo da cedere. Per cui la pasta che mia madre diventava lì, il giorno prima erano spaghetti, il giorno dopo era frittata di spaghetti. Certo. Se il martedì non veniva finita, il giorno dopo ancora, cioè si rimetteva un altro po' d'ovo,
ed era timballo de pasta de spaghetti. Poi dopo un po', se no si metteva in brodo. Oh. Ci si annacquava un pochetto, senti che t'ha fatto mamma. E praticamente rigenerava tutto. Noi in prosciutto, prima era un prosciutto, poi diventava il cappotto di mio padre.